dobbiamo deliberare di nominare la commissione ECO, denominazione comunale di origine, nelle sottosegnate persone, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 2 relativo al regolamento approvato con atto di consiglio comunale numero 37 al 30 luglio 2024. Relaziona lo stesso sempre Cammaro. Oggi mi viene il doppio gettone, invece di 6 euro, 12 euro. Beh, tu devi tanto bene, che purtroppo. Allora, adesso noi parliamo delle istituzioni della denominazione comunale di origine d'eco. Praticamente noi oggi come consiglio andiamo ad istituire la commissione che ha nominato la giunta, perché il regolamento in vigore per quanto riguarda la commissione d'eco, che è legato alla deliberazione, ci dice che la commissione è nominata dalla giunta e poi diciamo ratificata, se vogliamo utilizzare questo termine, dal consiglio comunale. Io voglio semplicemente fare una breve digressione sulla DECO. La denominazione comunale di origine è un'iniziativa che viene dall'ANCI e è cominciata nell'anno 2000 in Italia, così a prendere forma. Poi nell'anno 2002 sono stati recepiti ed istituiti i primi regolamenti, le prime forme di istituzione di questa importantissima denominazione comunale, che è una denominazione che non è tanto attestante l'origine del prodotto, cioè non è come una denominazione di origine, come una DOP, è una denominazione, una dichiarazione di tipicità del prodotto. Noi nel 2004 è stata istituita Sotopaga per la prima volta. Io mi ricordo anche che il presidente del consiglio dell'epoca, il professor Salomone, fece anche un convegno sul tema molto interessante. Nel 2004 siamo stati tra i primi comuni, forse in Campania addirittura tra i primissimi ad attuare questa deliberazione. E poi però ovviamente negli anni questa, come tante altre cose, come tante altre iniziative, poi ha subito delle variazioni, ci sono stati degli alti e dei bassi, no? Come tutte quante le cose in Italia ci vuole tempo perché le cose che dalla decisione finché la cosa viene attuata e diventa esecutiva. Noi quindi adesso con la giunta comunale che ha nominato questi componenti della commissione, che sono Colella Clemente, Casillo Giuseppina e Di Sorbo Michele. Io mi dilungo un attimo per dire al consiglio comunale, per spiegare queste persone come sono arrivate qui alla DECO, cioè sono persone che noi conosciamo per il loro impegno, tutte e tre. Innanzitutto Colella Clemente è stato presidente della cantina sociale di Sotopaga, è stato presidente per tanti anni, è stato tra i promotori, il più importante promotore della menzione classico, che è una speciale menzione che abbiamo sul disciplinare di produzione del nostro DOC, cioè il Sotopaga DOC ha avuto il riconoscimento anche della DOC Sotopaga classico, che sarebbero quelle uve prodotte nelle zone maggiormente tipiche di Sotopaga, quelle storicamente oggetto di coltivazione dei vigneti sin dai tempi antichi. È stato anche dei promotori della manifestazione dell'Enoteca Italiana di Siena Vino, e nei giardini del nostro comune, qua quando si fece quella manifestazione, lui insomma ce lo ricordiamo anche quando fu tra i promotori del reperimento di Brigitte Nielsen come madrina. Io mi ricordo che tutti quanti ci siamo fatti la foto con Brigitte Nielsen all'epoca, anche io ero in FIFA, io vi confesso. Quindi voglio dire, su Clemente Colella non serve dimungarci tanto, sappiamo che è una persona che si è sempre dedicata al territorio, si è sempre dedicata alla viticoltura e continua a farlo poi con un suo progetto che lui più avanti ci illustrerà personalmente. Non mi permetto io di parlare al posto suo, lui più avanti avrà modo di spiegarci questo progetto sulla viticoltura storica sotopaghese. Quindi sappiamo che il suo impegno nella commissione della DECO sarà volto proprio a continuare questo lavoro. Poi c'è Casillo Giuseppina, che noi conosciamo tutti, la presidentessa dell'associazione direbbe la Boldrini presidenta, però io mi piace dire presidentessa dell'associazione commercianti di Sotopaga. Oltre ad essere un'imprenditrice a sua volta impegnata da tanto tempo, lei tramite la sua associazione svolge tutto un lavoro di promozione del nostro territorio, del nostro commercio, delle nostre appunto tipicità, e quindi siamo convinti che lei all'interno della commissione DECO farà un grandissimo lavoro.
poi c'è Di Sorbo Michele, che è un giovanissimo imprenditore del mondo dell'artigianato, lo conosciamo tutti, Michele Di Sorbo, ha la panetteria Romi, gestisce con la sua famiglia la panetteria Romi da più di una generazione ormai, e quindi ci darà sicuramente il suo contributo per quanto riguarda la sua preparazione delle discipline, delle preparazioni artigianali, perché noi daremo attraverso la commissione d'eco una marcatura particolare per quelle che sono le peculiarità del nostro territorio. Noi conosciamo un po', ormai si sente molto parlare in giro del concetto di marketing territoriale, no? Sentiamo ormai questi termini che sono entrati nei mass media, sono preponderanti ormai, no? E noi abbiamo deciso di dare contenuto a questo termine, che è il marketing, a questa disciplina che è il marketing territoriale, attraverso l'istituzione di questa commissione d'eco in esecuzione di questo regolamento. Poi io preannuncio al Consiglio Comunale che noi come amministrazione provvederemo anche ad adeguare il regolamento e le successive poi normative che sono intervenute nel corso degli anni, cosa che faremo insieme alla commissione. Per questo noi abbiamo deciso di nominare prima la commissione, perché poi insieme alla commissione noi decideremo anche come fare, come meglio inquadrare il nuovo regolamento che andrà a sostituire quello in vigore, che è già esaustivo, però va integrato con le normative che sono intervenute negli anni. Comunque io, alla luce di... Vi chiedo scusa se mi sono dilungato, cerco di essere sintetico per quanto possibile, però sono argomenti che richiedono poi tutta quanta una digressione, poi avremo modo di continuare. Comunque, alla luce dell'esposizione che ho fatto, chiedo al Consiglio Comunale di votare a favore alla nomina della commissione della DECO, come la delibera, la vostra deliberazione della DECO. Grazie. Prego. Grazie. Allora, guardate, io effettivamente devo dirvi che questo punto 5 della commissione, pure gli atti predisposti, a me lasciano innumerevoli perplessità. Infatti io, se condividete un po' con tutti quanti, io proporrei un rinvio di questo punto all'ordine del giorno, perché ma effettivamente il Consiglio Comunale di Sotopalca nel lontano anno 2004, quindi 16-17 anni fa, istituì questa DECO, commissione di origine, di prodotti di origine comunale, ma io spero che anche qualche altro consigliere, per curiosità personale, sia andato a leggere la legge regionale numero 7 del 20 luglio 2021, perché questa legge regionale, segretario, presidente, l'ha fatta la regione Campania, la nostra regione. Allora noi possiamo andare ad adottare atti fondati sul regolamento segretario del lontano 2004 a fronte di una legge regionale del 2021. Perdonate, ma siamo al limite della preistoria giuridica. Perdonate. Ma è possibile pensare di montare su una Ferrari di nuova generazione il motore di una vecchia 500? Voglio sperare di no. Ma io poi, ripeto, non so se avete avuto modo di leggere, ne sarei molto curioso onestamente, che questa legge regionale, la legge della Regione Campania, all'articolo 1, esattamente al comma 3, quanto ci vede, veramente qualche luce più, al comma 3, dice non possono essere inclusi, sindaco sta impegnato, nel registro regionale DECO i prodotti interessati da indicazioni geografiche DOP, IGP, STG. Certo. Qua invece nel 2004 si diceva che noi dovevamo valorizzare giustamente il vino. Ma allora io dico, di che parliamo? La legge regionale è che non potremmo fare. Ho detto proprio che noi aggiungeremo il regolamento, sì, con le attuali. Sì, Dani, io direi, prima di fare un incidente con l'auto, verifichiamo i freni. Perché dopo sicuramente ci staremo carrozzerie e freni. No, perché poi altrimenti il contenzioso sale. Facciamo un passo alla volta.
Ora, questa non è la premessa per dire no, perché lo illustrerà bene e meglio di me il consigliere comunale Galdieri, il capogruppo nostro Galdieri illustrerà molto meglio di me, che è più bravo di me ad illustrare le cose. Però io voglio dire una cosa, che questo rinvio oggi, così come avete portato questa delibera di conto, dove ci portate? Una delibera di consiglio del 2004, 16-17 anni, poi ci portate una delibera di giunta dove la giunta ha individuato, non si sa, è ignota la modalità con la quale ha individuato, non è scritta, ha individuato i soggetti che vengono nominati commissari. Sulle persone individuali, nulla questo, cioè li imputiamo pure noi, perché anche noi apprezziamo quelle persone. Le apprezziamo, le lodiamo, una sola è presente, le lodiamo e le ringraziamo queste persone. Però noi dobbiamo mettere anche in condizioni queste persone che si sono fatte parte attiva di poter lavorare. E allora vediamo un attimo, consigliamoci con la nostra, con l'ufficio ragioneria, consigliamoci col segretario che è direttore degli affari generali, di vedere anche di mettere un impegno di spesa in questa delibera. Perché una commissione senza soldi è come una chiesa senza luce. Allora io dico una cosa molto semplice, valutiamo questo fatto, valutiamo anche perché poi la individuazione, ma la nostra stima dell'intero gruppo ai soggetti che sono disponibili, ma ricordiamo l'articolo 97 della Carta Costituzionale, buon andamento in parzialità della PA, e vale anche per il comune di Solofare. Perché non si è fatto un avviso pubblico? Cioè noi li votiamo queste tre persone, assolutamente li appoggiamo, li aiuteremo se ci chiederanno aiuto, sempre, perché noi abbiamo interesse a valorizzare il territorio, però noi non vorremmo mortificare chi avrebbe voluto partecipare, ma non ne ha avuto la possibilità, perché non ne ha neppure avuto evidentemente la conoscenza. Quindi io mi chiudo con questa breve riflessione, auspico un rinvio. Domenico Galdiero, collega consigliere, mio capogruppo di questo gruppo, illustrerà meglio le ragioni per le quali noi non abbiamo nessuna difficoltà a votare persone che voi autonomamente nel silenzio avete deciso di scegliere. Le avete scelte voi, sono nostri compaesani, nostri amici, li votiamo anche noi. Però date la possibilità a questa commissione di funzionare idoneamente e dategli una cortesia di chiedere. Fateli operare nel rispetto della legge, perché se la legge regionale dice questo, non potremmo fare un regolamento per Solofare che dice un'altra cosa, perché anche Solofare è soggetta alle leggi dello Stato e quindi alle leggi della regione Campania. Grazie, e passo la parola a Domenico, con il consenso del Presidente del Consiglio Comunale. Stai facendo tutto tu, di cosa? Probabilmente vuole fare un intervento, perché ha visto la parola. Chi è? Il sindaco. No. Allora, buonasera Presidente, io saluto tutti i consiglieri e saluto il pubblico presente. Ovviamente il consigliere Aceto mi dà una captatio benevolenza che non merita quando dice che probabilmente riuscirò a esporre meglio di lui il punto all'ordine del giorno. Io entro nel merito della situazione, lo faccio dal punto di vista politico, nel senso che noi da poco usciamo dalla campagna elettorale. E io ricordo benissimo quando il gruppo attuale di maggioranza aveva chiesto con l'insediamento una condivisione, una partecipazione da parte di tutto il Consiglio sulle eventuali future scelte che si sarebbero dovute prendere. Come diceva il consigliere Aceto, noi non entriamo nel merito dei nomi perché i nominativi, alziamo le mani, sono delle figure di spessore. È ovvio che un'analisi attenta va fatta su una questione che è regolamentata. Quando il consigliere Tammaro dice noi nominiamo la commissione, però poi ci sono delle disposizioni che vengono poste e dopo adeguiamo la commissione, credo che dica una grande sciocchezza, nel senso che noi in questo organo collegiale rappresentiamo la comunità, ma come diceva il consigliere Aceto, nonché avvocato, noi dobbiamo rispettare le norme, le disposizioni e le leggi dello Stato. Allora se c'è una norma regionale del 2021, ed è ovvio, ed è qui l'ha portata il consigliere Aceto, è ovvio che non possiamo andare a nominare una commissione che, lasciatemi passare il termine, potrebbe essere illegittima, e poi ci ritroveremo ad avere delle problematiche e delle criticità,
e possiamo addirittura incorrere nuovamente in errori procedurali amministrativi che ci alzano il nostro contenzioso. Perché a me faceva sorridere quando il sindaco diceva no, perché poi noi percorriamo tutti i gradi di giudizio. Ogni grado di giudizio, mi dica se sbaglio, consigliere, ha un costo. E questo costo va su tutti noi e sui cittadini che pagano le tasse. Quindi se ci sono 9.000 euro in più, quei 9.000 euro in più li pagano i nostri concittadini. E se ai cittadini di Solopaga fa piacere buttare i propri soldi, dico sì, ma poiché credo di no, abbiamo un problema serio: la gestione delle risorse pubbliche, sindaco. E lo dico a tutta la maggioranza, presidente. Quindi io inviterei, come ha sottolineato il consigliere comunale Aceto, a rinviare il punto in oggetto sulla nomina della commissione, non andando a definire le individuazioni dei soggetti che potrebbero essere rappresentativi. I tre nominativi per noi vanno benissimo, non li mettiamo in discussione. È ovvio che c'è un problema di procedura ed è ovvio che probabilmente, sindaco, poteva essere anche coinvolta la minoranza, perché noi all'inizio nell'insediamento dicemmo che avremmo supportato, condiviso, però avremmo vigilato, perché questo tocca all'opposizione e questo tocca alla minoranza. E noi entreremo come oggi, perché oggi abbiamo dato dimostrazione di come va portata avanti un'attività di un gruppo consigliare di minoranza, attraverso vigilanza, monitorando tutti gli atti e soprattutto cercando sempre il dialogo. Grazie. Allora la tua proposta è? Non ho capito. Rinviare e cercare di fare un'analisi. Allora mettiamo in voti la proposta. Presidente, prego. Così concludo. Se mi dà parola. Come no? Ci mancherebbe. Che lei è rappresentato il massimo organo collegiale. Credo che il punto vada rinviato. Va discusso, vediamo un attimino nello specifico la norma che è stata letta benissimo dal consigliere, cioè che cosa ci chiede, e poi portiamo il punto in consiglio. Nell'interesse della comunità, presidente, è normale, e dei componenti dell'eventuale commissione, perché è facile prendere qualcuno, buttarlo dentro e poi ci sono le problematiche, le criticità. Leggiamoci un po' i documenti, grazie. Anche perché aggiungo che la legge regionale, e il sindaco, non so se ha avuto modo di guardare un attimo, dice che da novembre, 3 novembre 2021, io l'ho letta, insomma, non 3 novembre 2021, dice da novembre, mi pare di letto qualche parte, dice da 120 giorni poi la regione farà anche un regolamento. Quindi, no, hanno approvato la legge. Hanno fatto i passaggi, però la legge, e poi hanno fatto, faranno il regolamento. La legge è una cosa, perché non ti facciamo confusione. Noi comprendiamo la legge, troppo. È come quando si fa un piatto di macchina, se mettiamo il formaggio sotto o sopra, bene o male, sempre passa asciutto a mangiare. Però quando parliamo di leggi, Pisapulli diceva che ci sono ancora le fonti del diritto. Innanzitutto vorrei pubblicamente ringraziare il nostro capogruppo, ti faccio pubblicamente le mie congratulazioni e ritengo di interpretare il pensiero di tutti noi della maggioranza. Mi ho interrotto io mai? Non fate i ragazzi discoli. Dopo mi dà la parola il presidente. Io sto sempre in silenzio quando gli altri parlano, voi correttamente, se penso, dovreste sempre. Pure io posso fare se faccio fuoco, io sto calmo e Alessandro faccio fuoco. Detto ciò, stavo dicendo una cosa seria. Voglio ringraziare pubblicamente a nome mio personale e dell'amministrazione, il nostro capogruppo, per aver esposto in modo non solamente in modo sereno, in modo completo tutti gli argomenti, perché tu hai fatto il relatore su tutti gli argomenti del Consiglio Comunale. Io sono contento e ti ringrazio. E ti ringrazio anche per aver esposto in modo esauriente quest'ultimo argomento per quanto riguarda, tra l'altro tu sei il nostro legato all'agricoltura.
ovviamente non mi può che far piacere anche quello che è stato l'intervento, gli interventi della minoranza, quindi stavo ringraziando anche voi, quindi come vedete ci arrivo pure a voi. E certo la compartecipazione ci deve essere, e per quale motivo no? Però vorrei un attimino, così in aggiunta a quanto diceva il consigliere delegato Dante, fare qualche considerazione. Innanzitutto non capisco dove ci possa essere l'aggravio di spesa. Guardate, non stiamo parlando dei punti precedenti, stiamo parlando di una commissione, di una commissione per quanto riguarda a costo zero, perché che io sappia, a costo zero, che è una commissione di studio preliminare, potete appuntare, per quanto riguarda eventuali prodotti di sottoparte, studi, è una commissione che fa studio e lo fa a costo zero. Ora mi dovete dire se siete d'accordo sui nomi, perché ovviamente qua ci si preoccupa sempre, dice voi pensate, i miei ci fanno tani, loro ci fanno, no, non è una questione. Abbiamo ritenuto individuare nelle persone di Clemente Colella perché è presente qua e io con Clemente Colella, a parte l'amico, perché Clemente Colella è amico di tutti, lo posso dire, no, però ha fatto un particolare studio e lo sta svolgendo questo studio, secondo me non è noto solo a Pompilio Forgione ma anche a qualcun altro, e lui ha dei contatti con tutti, ne abbiamo i contatti con la regione, tutti andiamo a Roma, tutti andiamo a Napoli, tutti andiamo, io vado a Bruxelles, no, tu ti fermi a Roma, io invece vado a Bruxelles. Clemente si limita ad andare a Napoli e ha contatti con personale e dirigenti, funzionari, esperti della regione Campania che lo stanno accompagnando in questo servizio. Non dico nulla di male, non sto dicendo nessun segreto di Stato, ma le scelte si fanno anche per cognizione di causa, quando si ha conoscenza di alcune situazioni. Ecco, in questo caso io me la sento di dire, perché non sto dicendo nulla di male. È una commissione di studio, perché loro potrebbero eventualmente studiare il problema e non portare risultati per assurdo, oppure iniziare a studiare il problema, cosa che già sta facendo, e proporre al Consiglio Comunale, a noi solo paghesi, un qualche cosa, un lavoro che ci può essere utile per la nostra collettività. Questo è quanto, non altro. Dante ha detto bene quando diceva che ovviamente i regolamenti cosa servono? I regolamenti servono a regolare, no? Sì. I regolamenti servono a regolare, altrimenti se non ci fossero i regolamenti non potreste. Servono a regolare le cose, tutto qua. Benissimo. Oggi siamo nella fase in Consiglio Comunale ad approvare una proposta, una delibera di giunta, c'è l'inizio del procedimento e noi riteniamo di non essere, come dire, stati degli avventurieri nel fare questa delibera prima di giunta. E oggi in consiglio non siamo stati avventurati, fermo restando quello che diceva il nostro capogruppo, che si può adeguare il regolamento e qui entrate voi eventualmente, quindi cerco di prendere un poco tutti i vostri punti, no? Perché voglio dire, allora Dante, il capogruppo nostro potrebbe contattare il capogruppo della minoranza opposizione, io non so come dire, comunque della minoranza, e confrontarsi sul regolamento che poi andrà in Consiglio Comunale. E allora, di modo che in Consiglio Comunale poi arriviamo tutti come un'unica famiglia, perché non vedo come su argomenti del genere non si possa coinvolgere per il regolamento, ripeto, la minoranza, di modo che noi nell'interesse generale possiamo poi fare un qualche cosa di migliore nel rispetto della nuova norma e di tutti quanti, perché lui ha già iniziato a studiare questa nuova fase
Ma questo non significa, e come dicevate voi, che ha fatto la legge, ma il regolamento della regione lo adotterà, quindi noi possiamo eventualmente fare un discorso in futuro. Me la sentirei quasi dire in un prossimo futuro. Stanzio, dopo me lo puoi dire tu, anziché di no, 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 no. No, no, no. Ma tutto possiamo parlare, oh, ma a questo punto, ecco perché io mi sono sentito così, me la sono sentita di fare questo piccolo intervento così, lo so che, voglio dire, vengo ascoltato, ma posso anche non essere ovviamente capito, nel senso che ci sono diversità una visione diversa dell'argomento, sugli argomenti, perché no, ma su determinati altri argomenti, quale questo, secondo me ci potrebbe essere un qualche cosa di positivo per tutti i cittadini. Abbiamo fatto questo, abbiamo anticipato i tempi, e vabbè, siamo persone, abbiamo anticipato i tempi, ma comunque non viene, abbiamo anticipato i tempi nel senso, lo abbiamo voluto fare subito per consentire a queste persone di poter iniziare a studiare. Questo è, chiedo scusa, non vuole obbligare. Detto ciò, noi ci possiamo impegnare in un prossimo, mi permetto, in un prossimo futuro, a poter continuare questo discorso, a fare un diverso regolamento e a poter ovviamente azionarci anche su altri prodotti, no? Come si diceva, da parte nostra non c'è nessuna, io non vedo quale potrebbe essere, e secondo me, egregio Presidente, egregi amici, non ci sono le condizioni per poter rinviare un argomento del genere, perché cosa? Perché poi, se la vogliamo dire tutta, dovremmo aspettare che la Regione Campania poi debba fare a sua volta il regolamento qua là. Non ce ne importa la Regione Campania. Allora, noi andiamo avanti. Se quello che viene, scusami, consegnato qui lo riteniamo valido ed è meritevole di, farà un percorso, il loro prodotto farà un percorso giusto e dovuto per legge. Questo è quanto. Vabbè. A me ha fatto piacere questo intervento chiarificatore del sindaco. Mi pare che ci ha aperto un'altra porta, non so se è riuscito o di entrare, però ci ha aperto una porta. Ora mi fa piacere pure che il sindaco va di fretta, perché dice adesso dobbiamo accelerare i tempi, perché questa è una cosa da condividere col sindaco, di fare le cose in fretta, non avere tempi eterni. Però probabilmente forse qualcuno ha dimenticato che la delibera di Consiglio Comunale numero 37 del 30/11/2004, quando è stata approvata, aveva come sindaco il signor Mobile Poggio. Hai visto, perciò nel 2004, dopo 20 anni, sentire che va di fretta, a me fa piacere, perché forse qua andava meno di fretta nel 2004, ora nel 2021 andiamo di fretta, e per carità, eccoci qua. Però sentite, io vi torno a ripetere una cosa. Ma ci sta una norma, noi le leggi ce le possiamo mettere anche sotto i piedi, anche perché forse le scarpe si consumano meno se uno vuole fare così, però poi ognuno ne paga le conseguenze. Allora, io voglio dire una cosa, qua c'è una previsione di legge della Regione Campania, del Consiglio regionale, che ha approvato una legge che dice, articolo 1,3, non possono essere inclusi nel registro regionale d'eco i prodotti interessati a indicazioni geografiche, DOP, GPS e CONTUR. E qua ci abbiamo una previsione, che probabilmente, ovviamente, con il tempo il sindaco l'ha approvato questo regolamento, che dice che il primo prodotto da valorizzare è il vino. Noi cosa chiediamo? Noi chiediamo, fosse il caso di adeguare prima il nostro regolamento e poi di nominare la commissione come voi l'avete scelta. Non è che dobbiamo creare due contrasti con le scelte. Non è che è il caso di dotare questa commissione di poteri, di maggiori poteri, di dare anche a questa delibera un impegno, di impegnare una somma, di modo che per il funzionamento di questa commissione, sono contrario, impegnare una somma della commissione. Questa commissione, di dargli anche un locale, insomma di consentire poi alla commissione effettivamente di poter lavorare nell'interesse della comunità. Era questa la nostra richiesta. Poi se vi aspettate, dare alla commissione, ne abbiamo tante commissioni. Se vi aspettate, c'è la commissione per il paesaggio, c'è la commissione sismica, ci sta la commissione elettorale. Non possiamo dare i locali, non so se l'abbiamo un regolamento. Cioè, voglio dire, poi ce lo direi. Se non abbiamo un regolamento su questi locali che abbiamo, questa è un'altra cosa interessante.
diamo un locale, insomma, a seconda. Vabbè, poi vediamo. Dopo. Questo poi lo vediamo prossimamente. Quindi, ripeto, questa cosa qua è una cosa molto importante. È una cosa che interessa la comunità. Mi fa piacere prendere atto che dopo 20 anni il sindaco va di fretta. Dopo forse 20 anni fa andava di fretta. Ripeto, noi per quanto riguarda le persone, noi non bocciamo nessuno, quindi per cui... Va bene, prego, prego, prego. Il 2004 si mette il picchetto, prego, per fare quello che già... Questa è già replicata, su questo punto. Beh, dopo non... Non sono 20 anni. Vai, sono 16. Scusi, Presidente, non ho seguito. Ha capito, non si è accattato. Il sindaco parlava, sì, mentre stava parlando lei. Chiedo scusa, chiedo scusa. Chiedo scusa, non l'ho capito. Chiedo scusa, no, al consigliere. Chiedo scusa al consigliere. No, al consigliere, al presidente. No, no, al consigliere, lascia, ho interrotto te. Al consigliere Gallo. No, no, era il presidente. Era presidente. A me fa sempre questo di bisticciare. No, volete bene. 5 anni ma. Perciò. L'ho sempre detto. Prego. Poi, cambiano le visioni, cambiano, prego, le visioni. Cambiano le visioni. C'è la capacità di valutazione. Sì, 5 anni. No, prego. Faccio una piccola parete. Sì, prego. Posso. Allora, a me fa sorridere perché il sindaco, con il quale ho condiviso 5 anni, cerca sempre di traslare il discorso da una parte all'altra. Perché ha iniziato dicendo noi tutti l'abbiamo messa come premessa. Sappiamo il valore delle persone. Se però nell'introduzione del passaggio lo stesso capogruppo, consigliere Dante Tabari, dice noi nominiamo la commissione, poi dopo però la dobbiamo adeguare, ti guardo nella telecamera, però è riferito a tutti, sindaco, sì, d'ascolto. Il problema è dato dal fatto che se lo dice lui stesso che c'è bisogno di adeguare un qualcosa, per quale motivo dobbiamo partire dalla coda quando possiamo in modo legittimo seguire una disposizione? Noi non entriamo nel merito dei nomi, perché il sindaco ama porre la minoranza nella discussione sulla regolamentazione e non eventualmente su una valutazione di nominativi. A noi ci sta bene, perché i nomi indicati vanno benissimo, sindaco. Però se il capogruppo al quale lei ha fatto un elogio, e noi con il consigliere Aceto stavamo sottolineando che il consigliere Tammo ha fatto un'analisi attenta e ha ben spiegato i punti all'ordine del giorno, però l'ha sottolineato e l'ha detto, dobbiamo adeguarlo, e allora credo che dovremmo condividere il pensiero del capogruppo e non far partire una commissione sempre con gli stessi nominativi, però con un regolamento che è subentrato con una nuova disposizione regionale del 2021. Poi si parlava il sindaco, cosa potrebbe accadere? La commissione che cosa fa? La commissione ha una grande potenzialità. Il consigliere Tammaro parlava di marketing territoriale, giusto? Marketing territoriale. Che cosa è il marketing territoriale? Ve lo chiedo a lei, consigliere Tammaro. Siamo all'università. Lei ha fatto il passaggio sul marketing territoriale. Le chiedo, se vuole, altrimenti facciamo un'analisi e continuo sulla... Marketing territoriale, sì, la promozione, è fondamentale, Presidente, è fondamentale, questo può portare anche, mi dica se sbaglio, può portare anche alla richiesta di fondi, giusto, attraverso una capacità di analisi del marketing territoriale. Si fa lo studio e si può subentrare su un allineamento, su una programmazione e chiedere dei fondi che sono regionali. Dico, per quale motivo dobbiamo nominare una commissione con un regolamento regionale del 2021 e farlo invece in modo contrario? Solo questo. Se voi, che avete ovviamente la maggioranza, ritenete che si fa prima la commissione e poi si adegua il regolamento per mettere i nominati, va benissimo, però lo dobbiamo dire. Questo è. Grazie. Presidente. Va bene, prego. Prego. Faccio questa piccola riflessione. Io, se non ricordo male, il 2004, quando stavo... questo regolamento, quando lo fece, perché se lo occupò Gigino Salomone, quando lo fece, mi sa che già lo tolgo, perché mi sembra che parecchi comuni adottavano, cioè era prerogativa del sindaco nominare la commissione, lui lo allargò in giunta, se non vado errato. Cioè fu lui che adottò questo. Modanda ha detto così, nel caso lo rivediamo,
il regolamento, però la commissione non è che non debba lavorare, la commissione lavora, la studia, fa degli studi, fa un percorso, si può fare, al di là del regolamento, poi se c'è bisogno, sì, se c'è bisogno, sì, se c'è bisogno, se c'è bisogno di attuare il regolamento, perché poi è un regolamento. Non avevo cagnato a fare la commissione. Si ha la commissione per prevedere 5 elementi. Con un attimo al consigliere Tanzita, l'assessore. L'analisi che ha fatto l'assessore è giusto e corretto. Noi non è che veniamo qua al sindaco a fare spirito di polemica. Noi abbiamo semplicemente detto, senza fare polemica, che probabilmente i tempi, le procedure sarebbero state le stesse, nel senso che si guardava la norma che era a disposizione regionale e poi si costituiva la commissione. Non è che velocizziamo i tempi così, diciamo, la facciamo partire in un certo modo. Lavoriamo subito sulla cosa. Fate tu. Voi la condividiamo. Fate voi, le disposizioni sul marketing territoriale che le lasciamo ad un fatto accademico più che amministrativo, perché qua ne stiamo giustamente facendo l'amministrazione. Poi avremo sempre modo di organizzare qualche convegno, qualche evento in cui si parlerà della funzionalità del marketing territoriale rispetto ai territori, che questa è una cosa molto interessante, molto lunga da spiegare. Io quello che voglio dire in questa sede è che il fatto che il regolamento debba essere aggiornato, io l'ho detto in premessa, perché quando mi sono trovato ad affrontare la questione ho subito notato che il regolamento aveva bisogno di aggiornamento, ne abbiamo parlato tutti quanti insieme più di una volta noi, però siccome noi abbiamo visto che c'era questa istanza, questa necessità che noi abbiamo ravvisato di partire immediatamente con questo discorso che a solo paga era cominciato, ma poi si è interrotto e nessuno più ha ripreso. Non c'è da colpevolizzare nessuno, cioè tutti quanti noi siamo stati in amministrazione varie volte, però questo discorso della Lega onestamente dopo il 2006 non è stato più ripreso. E siccome noi adesso, come non mai, viviamo a solo paga un momento favorevole per l'impegno di numerosi privati nel settore agroalimentare, cioè noi abbiamo diverse persone, io non mi metto a fare i nomi di tutti, però noi abbiamo diversi imprenditori e diverse anche persone, diversi studiosi che si stanno appassionando al territorio solopaghese, alla sua storia, alla sua tipicità. Allora noi che cosa abbiamo pensato? Cosa ho pensato anche io da delegato all'agricoltura? Ho detto, la legge regionale non è differente la modalità di nomina della commissione rispetto a quella del nostro regolamento, cioè il nostro regolamento in certe parti è obsoleto, ma dove non è obsoleto è sulla nomina della commissione, cioè la legge regionale non contraddice la nomina della commissione che abbiamo fatto noi, ma la legge regionale entra nel merito proprio del regolamento di altri aspetti del regolamento. Per esempio il consigliere Aceto ha rilevato giustamente il fatto che qui quindi posso chiedere una cosa? Io non vi ho interrotto. No, perché faccio una domanda così. Cioè, io non vi ho interrotto. Dopo però mi risponde alla domanda che le fa. Io rispondo a tutto. Guarda, io mi sono candidato a posto, quindi si figura. Possiamo stare fino a domani mattina qua a parlare. No, mia moglie è stata avvisata. Quello che io voglio dire è che siccome la legge regionale va a rendere obsoleto il nostro regolamento in altri punti che sono ben più importanti di quelli della nomina della commissione, perché se la politica non la smette di accorgersi delle cose e di interessarsi delle cose soltanto quando si tratta di piazzare persone o di accusare gli altri di piazzare persone, quando noi qua non abbiamo piazzato nessuno, ma abbiamo semplicemente rimesso in funzione e rimetteremo in funzione adeguatamente il meccanismo delle deleghe, come in altri comuni e come in altre realtà. Ecco, la politica questo si deve chiedere. Possiamo mai noi occuparci delle cose solo in merito a questo? Il regolamento è lacunoso in punti ben più importanti che sono quelli della determinazione della commissione, ma la commissione è il punto di partenza per modificare il regolamento. Noi abbiamo deciso di, qua non si discute di regolamento, questa seduta di consiglio comunale è nomina commissione d'ECO. La commissione è validamente nominata in base al regolamento? Sì. La legge regionale in vigore contraddice questa modalità di nomina della commissione? No. Quindi la commissione che noi qui proponiamo di nominare è validamente costituita e noi così
la voteremo, perché io chiedo al Consiglio Comunale di votare questa commissione in base al regolamento vigente, tenendo presente che la legge regionale, benché sia cambiata, non ha cambiato le modalità, o quantomeno le modalità della legge regionale, della legge regionale comune, non vanno in contraddizione con quelle che abbiamo utilizzato noi. Va bene, chiedo di votare questo. Allora mettiamo i voti la proposta dell'avvocato Ceto. Ha votato il sì. No, no, pensavo che sindaco ha votato. Sono i voti favorevoli alla proposta. Quindi che cosa facciamo? I voti la proposta del mio. La proposta del votate. Stai attento. Consigliere Annucci. Vabbè, consigliere il sindaco, presidente. Il consigliere Annucci. Stai Annucci a parlare, lui ti ha parlato lui. Sono in minoranza con voi. Cosa voto io? Siamo a 5. Allora, favorevole alla proposta di Aceto? Favorevoli? 4. Contrari? Tutti il resto. Contrari? Sempre 8. La proposta non è accolta. Ora passiamo alla votazione per la nomina della commissione. Allora, favorevoli? Tutti favorevoli sulla proposta di delibera. Favorevoli per le cose dette dal sindaco. Sulle persone. Favorevoli? Grazie.